Mi ero dimenticato di dire che sono caramelle sour. Boom ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sono di nuovo qui con Ambra davanti a tanto cibo strano. Come avete visto abbiamo trovato i cibi più strani americani. No way! No, le cose più strane te le ho portate io oggi perché... Oggi qui con noi, come avete visto, c'è Mocio. Non so se sei le regole, Mocio. No. Io e Ambra, quando abbiamo di fronte queste licornie, scegliamo a testa qualcosa e le assaggiamo. Ognuno di noi può scegliere se tenersi un cibo perché lo predilige. Se fa schifo a entrambi lo mettiamo in mezzo. Mi sembra corretto. Perché Mocio, devi sapere che io sono su questo canale solo per assaggiare la m***a. Rafforzativo sintattico. Sei nel posto giusto. Ma mi piace la m***a. Oggi mi sento particolarmente buono e comincio io. Ah! Voglio andare incontro alle esigenze di Ambra e quindi inizierò con i Twinkles alla banana. Io odio le banane. Io amo le banane. Ne apriamo. Non ho mai visto una banana così sudata. Devi sapere, Mocio, che la criptonite di Maurizio è lo zucchero. È lo zucchero? Che schifosa di banana. Mamma mia. Ce la posso farlo. Raga, ma... No, pazzesco. Sommelier di banane. Posso? Leggermente dolce, forse. Le lasciamo a Mocio. Allora, adesso tocca a me. Io voglio questo, che non so cos'è. Ah! È un lecca-lecca alle spezie messicane. Lo succi tu. Ma che cos'è? Sono veramente confusa. È anche salato, è quello il bello. Ma che senso ha? A me non dispiace, lo accetto. Mocio, scegli tu adesso, dai. Patatine classiche, direi. Patatine? Al pesce. A me non paiono classiche. Buone. Ah, c'è anche della croccantezza. Tre nuvole di drago. Tocca a me. Rimaniamo sul cinese. Snack di semi di cocomero con zucchero ed edulcoranti. Poi che snack è semi di cocomero? Vabbè. Non mangia il cocomero? Che vuol dire? Cosa si mangiano? Forse in un Twinkie? Voglio capire se si mangiano così o vanno aperti. Ah, sono croccanti. Sono aperti. È uno snack che va tanto che negli States e tu te ne butti in bocca un po', mastichi e poi sputi il guscio. Ma sanno di geranio o sbaglio? No, tu mangi il geranio? No! Vai, Ambra, scegli tu. No, a lei piace una roba gommosa malata. Questi... Ah! Non so come si fa, però. Questo va morso o esplode tutto davanti o esplode tutto in bocca. È durissimo! Sei riuscito? È come se mi fosse venuto in bocca un cavallo. Io avrò assaggiato i gerani. Ma tu? Non ci salvami. Allora prendo una cosa che piace a Paolo. Vai. Le patatine gusto deep dish pizza. Pizza piatto profondo? Esatto, che è la pizza classica di Chicago. Esageratamente salati, tra l'altro, questi. Mi sembra di aver leccato una ciabatta che è stata in mare. Secondo me sono buoni. Qualcuno li vuole? No, lasciali pure lì in mezzo. No. Ah, no. Allora, tocca a me. Avevo bisogno di andare sul sicuro. The world's most succulent bacon marinated cooked strips of bacon jerky. È la carne, diciamo, essiccata, disidratata, che sono le vere e proprie patatine negli States. Cioè, esatto. La gente mangia che più in Italia questo. Non li trovi, anche se li jerky. Amore, questo è amore, lo so. Non gli piace il rischio, vuole rimanere sul sicuro. L'ho mangiato 2 litri di m***a. Ecco, io volevo questo. Buono! Ah. No, queste me le tengo qui. Gnammi. It's your turn. Voglio questi. Oh, belli questi. Cos'è? Un ramen, come vedi, ma sono caramelle. Gommose! E ti mangi pure le bacchette. C'è un kit, questi sono gli spaghetti. Esatto, queste sono le bacchette. E questa è la salsa. Perfetta per te questa, zero dolce proprio. Ah, oh. Sciroppo. Non so, ma Jeff. Mi viene in mente quella famosa fiaba cinese dove l'imperatore mette dei vestiti invisibili. L'hai mai vista? Il re è noodle. Piango solo. Dai, in dai. Come fanno, no? Sai che quando mangiano il brodo? Friabile?
sembra di no. Ah, no, bene. Quello era il dente. È tipo galatina alla fragola. Ah, bello però, dai. Tocca a me. Sì. Oh, finalmente. Cosa abbiamo qui? Zampe di anatra. Questa è la data di scadenza? No, questo è uno di quegli antipasti che di solito al ristorante cinese, vero, ti servono freddo. Quindi si mangia così. Freddo. Eh? Sì, non è che va scaldato cosa. Stacchiamone una. Mordilla delle... Buonissimo. Mortacci loro. È molto buono, ma è piccante. Io direi che è il momento. Di che cosa? Del cetriolo. Questo è un cetriolo da passeggio. Si sa mai che sei in giro per le strade, i saliscendi di San Francisco e dici... Ah! E questo è anche kasher. Cioè, lo paghi alla cassa. È preparato secondo la tradizione ebraica. Ha esattamente l'odore del cetriolino dei panini del McDonald's. Guarda quanto è traslucido, cioè quanto è entrata la salamoia nel cetriolo. È turgido. Vai. No, 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 è more, è gommoso. Dai, smettila di mangiare. Ma... Sì. Ho andato col canino. Ah. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile. È assai brutto da vedere, però concreto. È buono. Ci siamo persi le zampe e il cetriolone, chi se li è accaparrati? Ambra, tutto lei. Le zampe me le posso pure tenere. Zampe lei, sì. Io gradirei aprire questa, Monster. La Monster al caffè. La Monster al caffè praticamente ti fa venire un ictus. Salutiamo Monster Italia. Alla santé. Oh. Un assaggio da qui allora, vediamo. Non male, guarda, questa me la giudico io, mi sono fatte poche cose. Dovete sapere che Ambra è devota al dio formaggio. E quindi, siccome qui vedo del cheese zip American, cioè credo sia formaggio spray questo, esattamente. No? Esattamente. È una scena terribile. Ecco! Mio dio! Allora, non per fare la... La? Formaggio italiano. Questo andrebbe provato sulle patatine. O su un Twinkie, non so. Guarda. È tipo, sai, quello per l'asma. Ma voi fate schifo. Adesso te lo aggiudichi tu, Mosh. Allora, potrebbero essere buoni, ma potrebbero far schifo. Biscotti cinesi. Come si chiamano questi biscotti? Biscotti cinesi. Ah, ma è pieno di fagioli? Scusate, ma è un tuorlo? No, non è vero. Cos'è? Cos'è? Secondo me non è male. Ardo. No. Mi si è cementata la bocca. Ora va. Meglio. Tocca a me. Calypso. Ocean Blue Lemon, Taste of the Islands. Sì, questa è buona, eh. Questa è una limonata di quelle belle fresche. Guarda quanto è blu. Mamma mia, pazzesca. A te piace sicuro. Proprio bella. Voi siete scemi. Metto il cheddar. Ma si può bere una cosa del genere? Buonissima. Allora, questo qua che non so che cos'è. Ah, Doritos. Doritos, sì. Crunch, crunch. Buoni, buoni. C'hanno un po' quel non so che di polenta. Buoni. Doritos in Val Sugana. Significa polenta. Bravissimo. Ti piacciono? Sì. Piedri. Tocca a me. Allora, secondo me sono delle caramelle spray. Ma che c***o, ma cosa vuol dire? Ti viene scritto praticamente in Times New Roman 77 col caps lock artificially flavored. No, ma che cos'è sto suono liquido che mi devo spruzzare in bocca? Ma siamo matti? Mi ero dimenticato di dire che sono caramelle sour. Prova a fare un mix tipo di due. Wow. Se ne va. È più dolce. Appunto. Chi si capara questi? No, ma mai nella vita. Io voglio quello al raspberry. Vabbè, questi li tengo io, dai. Io scelgo per Maurizio bubblegum. Grazie. No, caramelle! Io scelgo melon and cream flavor. Ciao, ciupa ciupa. Porco, perché? Leva le mani che è peggio. No, perché? Cazzo. Sì, del lago proprio. Ambra si è cambiata. Adesso piano piano la continuerò ad aprire. Sa molto di melone frizzante. Ah. Io proporrei... Un extreme. Non è dolce. Buona. Te tocca. La pattumiera. Io andrei di Pringles. Ah. Al cheeseburger. Per me la Pringles si mangia così comunque. Non sono un granché. No. E quindi è rimasto il pulparindo. Il pulparindo. Cos'è? Direi che come giudice finale mi arrogo
il diritto di farti mangiare la caramella smeracida. Posso dire? La faccina di merda che c'è disegnata qua sopra è la stessa, è che la stessa degli spray. Esatto. Quella tu che hai, tu che hai. Una fetta di merda. Basta già il pulparino. Pazzesca. Mi piace il tamarindo. Un momento non sapevo manco che era. Sembra che sia finito, ma in realtà è rimasto un ultimo. No! È il frutto durian. Che va in finale insieme al mac and cheese e al ramen istantaneo. Il durian è il frutto peggiore del mondo. Ma non possiamo conservarlo. Ho fatto così, focus. Ragazzi, direi che abbiamo dato. Voglio ringraziare Affamati USA per averci fornito così tante prelibatezze. Non è caramelle spray aspre, caramelle a spray. Grazie a questa minchiata, adesso ricordiamo che Mocio deve scegliere però due cose da farci rimangiare. No. Vediamo. Ah, vabbè. Mauri è facile. Tu minchi alla banana. Vabbè. Non so più neanche come reagire. Allora io farei così. Hai il bicchiere vuoto? Sì. No, no, no! Io sono il giudice, no, il no, Deus no, ex machina. No, no. Forse è andata meglio a me. Curo che non. Cheers. È. Non trattare così i Twinkies, dai. Ale, via, sciottino. Buono, vai. Meno male che è acido. Ragazzi, grazie di aver visto questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Fatelo vedere agli amici, zii, nonni, nipoti. Seguite il Mocio, tutti i suoi social, tutti i suoi link. Mettiamo tutto in descrizione, mettiamo tutto in grafica. Ambra, mettiamo tutto in descrizione, tutto in grafica. Prossimo vlog, non so cosa farò. Vuoi sposarti? Ehi, hai già visto tutti questi video? Lo sai che ogni volta che guardi uno dei miei video, nel mondo nasce un gattino carinissimo? E quando metti mi piace, il gattino fa le fusa, con quegli occhioni dolci. Ma se invece clicchi su non mi piace, viene mangiato da un pterodattilo. Sul serio. L'anticristo dattilo.